Posso dire proprio la verità? Io sono abusiva, ho occupato dei locali vandalizzati, non ho ancora avuto nessuna convenzione di locali. Me lo sto fregando. Ho scavalcato e ho occupato dei locali che erano in preda ai vandali. È una donna che non ha paura di chiamare le cose con il proprio nome, Sor Anna Alonso, assistente sociale missionaria che 4 anni fa decise di trasformare una struttura abbandonata, luogo di spaccio e incendi, in quello che oggi è il centro arcobaleno. Siamo in via Villa Grazia, nel quartiere Guadagna, zona difficile della città di Palermo. Nella zona è l'unico punto di ritrovo per ragazzi e anziani. Poi la cosa bellissima è che ci sono circa 60 donne del territorio che si riuniscono per la primissima volta in assoluto e fanno laboratori artigianali. Questo centro sta dando molto tanto alla Guadagna, perché ci voleva un centro di questo, perché noi non avevamo, ville non ne abbiamo, vicine e i ragazzi non sanno dove andare. Suor Anna nel giorno dell'8 marzo ha ricevuto riconoscimento da parte del Comune di Palermo insieme ad altre donne impegnate nel sociale. Una mostra con le foto di Erminia Scaglia racconta il centro. Un centro che non è finanziato da nessuno tranne che dalla provvidenza, è dal 5 per 1000, credo che è difficile mantenerlo in piedi, sono 4 anni che lottiamo per tenerlo in piedi.